Sono nato a San Donà di Piave 41 anni fa e ho passato la mia gioventù all'oratorio, così come i miei compagni di gioco da allora. Ho frequentato l'Istituto Superiore per Geometri e ho iniziato a lavorare da giovane, subito a 16 anni, mi ricordo per 30.000 lire, 14 ore al giorno, sabato e domenica, un totale 28 ore per 30.000 lire. Mamma mia, quanti anni sono passati. L'anno dopo ho iniziato ad avere un lavoro più vero, sempre d'estate. Lavoravo in un villaggio turistico della zona. E un lavoro che poi ho fatto per gli altri 2 anni successivi. Facevo il magazziniere, facevo il banconiere. Ho continuato a lavorare sempre, mi sono sempre pagato gli studi. Nessuno mi ha mai regalato nulla. Mio papà, la mia famiglia mi hanno sempre insegnato una cosa, che nessuno ti regala nulla. E che se vuoi qualcosa, se vuoi veramente qualcosa, devi combattere per quella cosa là. Questo è stato quello che mi è stato insegnato dai miei genitori e da tutta la mia famiglia, da tutti i miei parenti. Nessuno escluso. Queste sono le cose che mi sono portato dietro. Nel 2000 mi sono trasferito a Prato per amore di Eva, di mia moglie. E nel 2007 ho iniziato a conoscere dei ragazzi fantastici con i quali poi insomma abbiamo fatto parte del meetup degli amici di Beppe Grillo di Prato, ragazzi fantastici con i quali ho iniziato a portare avanti tutta una serie di battaglie per quella che è la mia città d'adozione, Prato, una città fantastica per quanto folle, e assieme a loro e ai comitati cittadini abbiamo portato avanti delle battaglie su quelli che sono i temi della città di Prato. Nel 2009 sono stato scelto per essere candidato a sindaco per la lista del Movimento 5 Stelle di Prato e attraverso me, attraverso la lista, abbiamo portato all'attenzione dei cittadini tutta una serie di problematiche che dall'inceneritore di Baciacavallo ha un polo espositivo da 600 milioni di euro che avrebbe dissanguato le già esigue casse del comune di Prato, tutta una serie di battaglie che poi alla fine abbiamo portato avanti con successo, perché tutte queste cose alla fine sono state bloccate. Una su tutti vorrei ricordare, non è stato realizzato un inceneritore alle Pantanelle, una località lacustre, quella che nel 2008 finì sott'acqua, nel Natale del 2008. Però, come Movimento 5 Stelle, noi abbiamo dimostrato che non siamo solamente la protesta, siamo proposta e sappiamo fare proposta. E a partire proprio dal termine del 2009 delle elezioni, abbiamo portato avanti, io in prima persona, un tavolo istituzionale con il Comune di Prato, con la SM e con Carla Poli, del centro di riciclo Verde Lago, per realizzare un centro di riciclo a Prato, un centro di riciclo di rifiuti a freddo. Una cosa che è andata avanti fino al 2011, poi è stata bloccata, si è bloccata a causa anche della legislazione dei rifiuti che c'è in Toscana, che prevede la gestione centralizzata nel lato centrale con un bando di gara unico. Cosa è successo dal 2007 ad oggi? Oltre tutte queste cose, è successo che la nostra qualità della vita è peggiorata in Italia, in Toscana, a Prato, ed è successo che io sono diventato padre di 2 bellissimi bambini di 3 anni, Ernesto, e di 1 anno, Ettore. È successo che io non so che futuro avranno i miei figli, ed è per questo motivo che io ho deciso di candidarmi, di dare la mia disponibilità per far sì che i miei figli, i nostri figli, abbiano un futuro che sia diverso dal presente che abbiamo oggi. Per questo uno di noi, o tanti di noi mi auguro, andranno in Parlamento.